Ehi, hey, salve guys, bentornati. Questo è l'altro video di Battaglia di Pokémon e questa volta abbiamo con noi il team, i discepoli di Olcadan. Bonjour, Clément. Oh god, cominciamo già bene. Allora, Olcadan è il mio Noctowl e boh, mi piace dire Olcadan quando entra in campo. Non lo so perché. Sono cose che mentre gioco è uno di quei nomi che mi suona dentro, mi risuona dentro. Tipo Doomsday, il Rhyperior. Quando entra dico Doomsday. Non lo so. Dipende anche da chi c'è in giro. Allora, vediamo un po'. Non saprei. Olcadan Noctowl è un po' come dire. È praticamente uguale al Venomoth, a Mothra che ho in un altro team. Ha lentifume e lentiscelta. E mosse speciali di vario tipo. Ok, quindi faccio Noctowl e Ariados per provare. E poi facciamo Furret. Ah no, facciamo Noctowl e Furret. Devo controllare le info un attimo. Ok. Noctowl, Furret, Ariados. E facciamo un Fralligator o Typhlosion. Andiamo con Typhlosion. Let's go. Probabilmente non andrà bene questa battaglia. Però devo dire che ah, un'altra cosa che devo specificare. È probabile che me l'abbia già chiesto qualcuno nei commenti se ho già cominciato a pubblicare i video perché. Lui è Velvet il Furret. Ok, Majaspic e Groudon. Archeo Groudon, immagino. Prima volta che ne affronto uno in un video, vero? E visto che ha tutti i Pokémon leggendari di livello alto, qualcosa mi dice che probabilmente quello è quel Serperior che regalavano con cos'era poi? Bene, approfitto per usare onda calda visto che il fuoco è potenziato. E facciamo una super zanna su Groudon. Metà vita direi che è un danno non ignorabile su un Archeo Groudon. Holy shit, abisso su. What the ok. Grande vittoria per noi, vai Olcadan. Bruciali tutti, oh man. Distrutti da un gufo e un furetto. Furret ha la benda scelta e raggiro. Lo so che è una combinazione un po' insensata dare Super Zanna a un Pokémon con benda scelta, però vi assicuro che la forma. Non la forma precedente, il moveset precedente che aveva Furret era ancora più caotico. È shiny col Deoxys? No. Ok. Condizioni atmosferiche non hanno effetto. Continuo a usare onda calda. Quel Deoxys probabilmente mi farà un sacco di male. Uso Super Zanna su Rayquaza. Non so se Furret è più veloce di un Rayquaza. Probabilmente no. Questi due sono velocissimi. In teoria, se mi fanno. Aia, questo farà male. Bye bye, Furret. Almeno adesso si è indebolito un po'. E tu cosa farai? È sceso del drago? Ah. No! E vabbè. Onda calda. Non fa niente con. Oh! Deoxys. Ah, eccola qui l'ascesa del drago. Con lentifume. Quasi tutto può essere distrutto. Anche con un attacco non molto efficace. Parlando di distrutto. Au! Difesa e difesa speciale diminuiscono, ok. Quindi adesso i miei altri due amigos devono fare un gran bel lavoro. Ariados. E Typhlosion. Here we go. Ok. Ha perso. Faccio uno sprizzalampo. Forse sì, sprizzalampo.
Sbigo attacco, credo. Sì, se no il povero Ariados viene distrutto. Troppo lento. Ok. Indebolisce l'attacco. What? Ok, oh no, surf. Fuck. Ok. Questo non va molto bene. Non capisco in che senso indebolisce l'attacco. Shit, potrei non farcela. Faccio fuoco carica. E ancora sbigo attacco. Vai, Rados, fai un brutto colpo magari. Oh, come on. Did we do it? Yes! Bravi ragazzi. Bel po' di leggendari sconfitti dai discepoli di Olkadan. Rage quit. Giustamente. Un ragno, un gufo, un furetto e un porco spino molto cresciuto.